Qua siamo qui nel dietro le quinte, Peppe Lo Grillo, dietro le quinte importante. Qua vediamo anche il Napoli Club, quindi abbiamo già detto, noi di Positano News facciamo, speriamo che si faccia qualcosa nel nome di Rolla, perché veramente, a parte che ha fatto la presentazione storica, era un grande tifoso del Napoli. Ma ora siamo qui in questo momento, è il momento della vestizione, diciamo, sì, un po' della. Si danno i vestiti per I la figuranti. rappresentazione, i figuranti. Allora. Sempre qui, sempre lo il solito posto, è vero? Dove nel 1984, grazie a questo gruppo di amici, tifosi del Club Napoli, intorno alla figura di Antonio Rolla, di Pippo Marotta, di Luigi Rolla e di tantissimi appassionati, ebbero questa brillante idea, questa iniziativa di portare, gli ultimi istanti di vita di Gesù qui nella ridente cittadina di Città di Piano di Sorrento. Se non erro, siamo arrivati quest'anno alla 38ª edizione. È vero, di 38esima edizione, sì. 38 anni. Ci sono stati degli anni in cui, diciamo, molto difficili, ma nonostante le mille difficoltà, l'amore, la dedizione, l'entusiasmo per questa rappresentazione storica, è stata veramente eccezionale. E quindi adesso ci troviamo, dopo tanti anni, a migliorarla sotto tutti gli aspetti. E faccio un esempio banale. In questo istante, con l'amico Luigi, con l'amico, col professore, che poi tra l'altro professor Marotta è il presidente di questa associazione, ci accingiamo per un attimo a vestire i soldati romani, quelli di russo. Questo è il classico mantello russo, Questo è il il mantello che mantello viene rosso dai che viene messo a tutti i soldati. Poi romani. Luigi adesso vi fa vedere. Li abbiamo imbustati. Adesso, questa è la tunica, Questa è la già tunica, stirata, lavata. stirata. E poi gli vengono dati anche i sandali. E poi, quando arriveranno questi personaggi presso l'Istituto Tecnico Nautico Ennio Bixio, noi quest'anno ci siamo organizzati come Come gli anni si è scorsi. organizzato Siamo quest'anno? organizzati che tutti i figuranti hanno tutti in tempo reale, in anticipo, il vestiario, i costumi. Quando sopraggiungono presso l'Istituto Tecnico Nautico Ennio Bixio, nelle rispettive aule c'è l'elenco di tutti i partecipanti per i vari quadri. Quindi uno viene lì, si trova il nome e cognome e non deve fare altro che vestirsi, mettersi le corazze, l'elmetto e mettersi in fila pronti per Comunque va partire. ringraziato sempre il Nautico Sì, che ringraziamo sempre dal l'istituto. primo giorno praticamente ha sempre offerto i suoi locali e quindi ci ha tolto veramente le È castagne dal fumo. Quindi sono stati sempre collaborativi. vero. E quest'anno quanti ne siete? È intorno ai Attorno 140, ai 140. anche qualcosina in più, Ah, perché ci quindi. sono molti, molti Ecco. personaggi del popolo che si Ah, sono quindi si accodati sono con entusiasmo. accodati di più Sì, quest'anno. quest'anno abbiamo un Avete un L'anno po'. scorso ha avuto un successo straordinario, inaspettato, diciamo, perché veramente credo che sia stata quella rappresentazione, veramente forse la più sofferta, ma anche, diciamo, Quella più sentita, io quella più direi. sentita, Esatto, è sotto tutti i stata punti di veramente vista. molto appassionante. Domani sera ci sarà alla sala polifunzionale vicino al Nautico, ci sarà Una mostra una mostra fotografica che vi darà un fotografica. attimino tutta la storia di questi 37 anni che precedono la 38esima edizione, Domani e quindi sera. avremo la possibilità di vedere anche personaggi che hanno fatto la storia, che hanno iniziato con amore, con entusiasmo, questo tipo di iniziativa. E nel contempo c'è anche questa presentazione dinanzi a giornalisti, una conferenza stampa, giusto per salutare e per fare in modo, per sapere, per trasmettere alle numerosissime persone e a tutti i partecipanti che la presentazione storica 84 si contraddistingue sempre con amore, con entusiasmo e con È umiltà, bravissimo Peppe, per dare è bravissimo sempre. Peppe, perché io volevo dire questo, qua hanno fatto un'improvvisata, proprio dietro le quinte, vedete, questo è un posto che poi mi ricordo sempre che L'incontro che tu hai avuto con la buon'anima di Don Antonio Rolla, che ti è sempre rimasto molto. Antonio Rolla ci accoglieva qui come una persona di famiglia, come tutti, veramente è una cosa bellissima. Entravi qua, vedete una partita, si dice una birra per te, una fetta di pizza. Si stava qua Come una grande famiglia, con come una una grande grande famiglia. Ma la rappresentazione famiglia, storica, detto, è una è grande, una grande famiglia, ecco, famiglia. e soprattutto è aperta a tutti. Nel senso storico c'è una cosa molto particolare, che veramente lì non si fa una questione di censo o di casta o di. C'è là, ci possono stare i primi, può esserci il sindaco, e ci può essere anche l'ultimo degli Nel ultimi, modo più oppure assoluto. persone che non vengono. Anche reiette la società o no, chiunque può entrare in questo discorso e riesce una cosa bellissima. È sempre anche a volte, anche diciamo un po' fuori, diciamo,
diciamo, da quei canoni ordinari, no, eccetera. Siamo aperti anche... Però ci sono sempre i simboli e c'è sempre quella fede, e secondo me rispecchia molto lo spirito evangelico, perché Gesù era vicino al popolo. Infatti, nel modo c'è una... Allora, c'è una componente laica, c'è una... ed è la parte fideistica, appunto, per chi, come diceva il direttore, crede in questo aspetto. Però fondamentalmente la rappresentazione è laica, cioè praticamente ripropone un avvenimento storico a cui poi ognuno può dare le varie connotazioni fideistiche, storiche, quello che più piace. E poi condivido le sue parole, che l'apertura a tutti, senza nessuna preclusione. Esatto, infatti abbiamo diverse, è una bella conclusione. Abbiamo, diciamo, diverse associazioni culturali che sono presenti: il gruppo teatrale Asesi, il gruppo culturale di Ciro Ferrigno, quello di Maripina Iacono per le vie donne. Quindi, diciamo, c'è, e siamo sempre aperti a tutte, diciamo, le associazioni. Si è allargata a Positano, sono, esatto, pure i muratori. Dovrebbero, cioè, esserci anche loro. Gli ho fatto un invito e ci auspichiamo che questa rappresentanza. Diciamo che è l'apertura a tutti, anche, diciamo. La speranza con domani sarà di tutta la penisola. Io intanto ne voglio approfittare. Tutta la penisola. Cioè. Il nostro sogno sarà quello. Io ne voglio approfittare per salutare il direttore e tutto lo staff di Positano News, che è sempre vicino a questo tipo di iniziativa. Anzi, voi col cuore. Io sono innamorato appena, esatto, l'ho visto, perché l'ho visto una cosa, ecco, veramente fuori da quegli schemi, quei canoni, quelle pesantezze digitali. Cioè, vedevo una cosa spontanea. È veramente, non ci stava preclusione a nessuno, diciamo, non è modo più assoluto, e sta migliorando sempre di più, devo dire. Poi diciamo, qua abbiamo il Maradona, anche se oggi dovremmo dire Osimhen. Grazie. Grazie, grazie di cuore, grazie a tutti, grazie. Ciao, grazie.